Presidente, i pareri del governo sono conformi a quelli del relatore. Va bene, allora passiamo al testo alternativo con Leti, c'è il parere contrario, se non vi sono interventi lo poniamo in votazione, la votazione è aperta. Contrario, votazione, commissione, contrario il governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 3.1 Fucci. Invito al ritiro, prego. Grazie Presidente. Questo per noi è uno degli emendamenti più qualificanti e questo parte dall'assunto che non sempre gli errori in campo medico, ove dovessero, in campo sanitario, ove dovessero verificarsi, sono attribuibili ai sanitari. Lo scopo del monitoraggio e della raccolta dei dati è quello di identificare, colleghi, così come ben sappiamo, le fonti di responsabilità dei rischi e degli eventi avversi, individuarne l'incidenza e la ricorrenza e infine predisporre misure per evitarne la reiterazione. Non si deve sempre e comunque associare un rischio o un evento avverso a colpa dei sanitari ed sollecitare un possibile risarcimento a loro carico. Studi effettuati hanno dimostrato come ben l'80% e più degli eventi avversi sono addebitabili molte volte a carenze organizzative e strutturali dell'azienda. Pertanto, l'evento avverso può essere causato quindi anche da alterazioni che vengono a verificarsi per carenza di organico e quant'altro, e quindi per responsabilità non attribuibili al sanitario. Ecco da qui l'importanza che noi attribuiamo a questo emendamento, che va a definire bene il concetto di corresponsabilità in un eventuale evento avverso sanitario. Grazie. La ringrazio. Onorevole Sanni Candro. Io mi chiedo perché mai si è sentito, perché mai l'onorevole Fucci sottolinea che non sempre la responsabilità è del medico, ma spesso è anche oppure esclusivamente della struttura. Credo che in giurisprudenza non vi sia dubbio a questo proposito. C'è una sentenza della Cassazione a sezioni unite che, dopo un lungo percorso di analisi, di dibattito, eccetera, credo che sia una sentenza di 6-7 anni fa, adesso non ricordo bene, ha chiarito che l'azione del paziente danneggiato rispetto alla struttura sanitaria è autonoma rispetto a quella che si volesse intraprendere contro il medico esercente l'attività sanitaria. Faccio un esempio pratico, dal momento che il collega è mio conterraneo. In un ospedale pugliese, anni fa, dei pazienti